e soprattutto oltre all'obiettivo di squadra, penso possiamo immaginare, parlato di tanta voglia di fare, tanta voglia di provare a ridare lustro a Catania. Qual è l'obiettivo di Michele Paolucci come singolo? Ma quello di squadra lo conosciamo un po' tutti, ne abbiamo parlato, è inutile girarci intorno. Per quanto riguarda il mio personale, nella prima telefonata, che poi è stata anche l'unica con lo Monaco, mi ha chiesto un qualcosa, e anzi, esigeva qualcosa, e sono convinto di poterlo accontentare perché mi fido di lui e so che quando parla non lo fa mai a caso, quindi ce lo siamo detti, e resta tra noi, ma confido di poter fare la mia parte, numericamente parlando. Senti, com'è cambiato Michele Paolucci da quando è arrivato a Catania, nella sua prima esperienza qui in Sicilia, rispetto al Michele Paolucci che arriva ora in Sicilia? Beh, come abbiamo già detto, sono passati 7 anni, in 7 anni cambiano tante cose. Sono arrivato in maniera anche inconscia, no? In questa realtà che non conoscevo minimamente, e ora torno con una consapevolezza diversa della maglia che vestirò e anche a livello personale. 7 anni ti crescono, le esperienze di vita ti formano e sicuramente c'è stata una maturazione, ma ho ancora voglia tanta di divertirmi, voglio che tutti insieme ci divertiremo. La strada sarà lunga, ma faremo il percorso giusto, ne sono convinto. Senti, oggi sei stato presentato in compagnia di altri due nuovi giocatori, Martinez e Djordjevic. Rispetto al gruppo che hai conosciuto in questo ritiro, rispetto ai nuovi, qual è quello che ti ha impressionato più, e per doti tecniche e per carattere, diciamo? Ma a me forse dirne uno sarebbe anche riduttivo perché qua ci sono buoni giovani, ci sono tanti prospetti importanti, ma se devo dire un giocatore che mi piace molto è Scoppa Federico, perché è un ragionatore, è un cervello del centrocampo, ma anche grinta, e ha passaggio corto e lungo, è uno che farà sicuramente tanto bene. Grazie mille. Io penso che il Catania si sta riorganizzando, il Catania si sta per ambire a traguardi importanti, è inevitabile. Non, io, come ho detto sempre, per quanto concerne l'azienda non ci può essere un rilancio senza un risanamento. Come ha detto bene il direttore, io posso parlare bene in spagnolo, perché è la mia lingua, ma anche posso parlare un po' d'italiano. Sono troppo felice di stare qua a Catania, perché per me è un'opportunità bellissima. Anche sono giovane, ma sempre da piccolo ho visto tantissime volte questa grande squadra da quando loro erano alla Serie A, anche alla Serie B. E per questo quest'anno abbiamo fatto una grande squadra con la chiusura del direttore Pietro Nomonaco, anche di tutta la squadra. Speriamo che quest'anno portiamo alla squadra dove deve stare. Quest'anno è un anno difficile, ma tutti insieme possiamo portare alla squadra alla Serie B. Quest'anno siamo una squadra esperta, ma anche giovani, ma speriamo che con l'aiuto di tutti possiamo andare dove dobbiamo stare. Ora torno qua da uomo, dopo aver fatto un percorso, e ovviamente non posso essere la stessa persona fortunatamente di allora, ma non perché prima fossi sbagliato, perché ora sono attuale con i miei 30 anni e la mia esperienza di vita mi ha portato ad essere questo, e l'esperienza che poi fai si riporta anche in campo, se vogliamo, il modo di muoverti, di vivere una partita, di capire i momenti, crescendo si va avanti. Abbiamo un processo di maturazione che ci porta per forza di cose a evolverci, altrimenti resteremo sempre come siamo. E per quanto riguarda il discorso del campo è così. Ieri, sempre per quanto riguarda il discorso degli aneddoti, che tanto vi sono cari, stavo riposando e Marco, viaggiante, mi ha mandato un messaggio, una foto di un vecchio gol a noi caro in cui lui mi aveva fatto un assist, e
e io avevo segnato e ci stavamo abbracciando e mi ha chiesto di svegliarmi. E, a parte che mi aveva già svegliato materialmente, perché stavo dormendo e mi ha svegliato, ma mi sono reso conto che di strada ne abbiamo fatta tanta e tanta, però ce ne sarà da fare. E in quel momento è stato uno dei tanti flash che mi sono venuti in mente su quante responsabilità anche abbiamo, io, lui, specialmente perché sappiamo che cosa abbiamo vissuto e ci sarà però tanto tanto da fare, non pensiamo che sia tutto così semplice, sicuramente è tutta la nostra portata, ma ce lo dobbiamo andare a prendere. Abbiamo tanta voglia di fare e le responsabilità non ci devono spaventare, non ci spaventano perché se no non saremo qua. Vuoi chiedere all'avvocato Paolucci se può parlare anche a nome degli altri colleghi? Due domande. Uno, come vi siete trovati, caro Michele, col tasso di umidità e le condizioni meteorologiche avverse, diciamo un po' caldo, rispetto ai tradizionali punti di allenamento magari in montagna oppure nelle zone alberate come era l'Umbria o altre regioni importanti? Come vi siete trovati ad allenarvi con 35-40 gradi qui? Quasi sta bene. Voi dovete sapere che l'altezza ideale per un ritiro precampionato è 600 metri sul livello del mare. Qua siamo a 400. 632. Quindi non c'è manco, quasi che loro hanno problemi di nessun tipo. Cioè, quindi vuol dire al di là di una calura che la calura, ma la calura c'è dovunque, credetemi, anche nei posti di montagna. E montagna non si può andare perché l'altezza, come vi dicevo prima, massima è 600 metri quadrati, 600 metri sul livello del mare. Quindi voglio dire, altrove si alterano i valori, si fanno altri tipi di discorsi. Quindi to feeling here like a home. Mi aiutano a sentirmi a casa. And really I feel him like a home. Realmente io mi sento a casa. Now this is my family and this is my home. Adesso questa è la mia famiglia e questa è la mia casa. I would like to say also thank you for direttore. That's vorrei the reason. Anche grazie al direttore. That's the reason why I'm here. Perché sai quante volte mi maledirai. Because when I speak with him and after 10 minutes I perché quando ho parlato con lui dopo 10 minuti ho capito. Io firmare in bianco. Che avrei firmato in bianco.